Ogni volta che ci incontriamo gliela faccio sempre questa domanda, però quest'anno mi pare che ci siano risposte vere, concrete, al di là degli auspici. Si parla della crisi e quindi tutti dobbiamo stringerci a coorte come vuole l'inno di Mameli, si parla di manovra Monti, ormai approvata, grandi sacrifici da parte di tutti, si chiede anche che la politica dal suo punto di vista faccia la propria parte. La Regione Marche in questo senso in un anno ha cambiato, no? Dal 2015 i vitalizi, questo termine molto osteggiato, saranno un lontano ricordo. C'è in questa fase la possibilità, la facoltà da parte dei consiglieri di rinunciare. E devo dire, Presidente, non è che ci sia stata una corsa a compiere questo gesto. Vogliamo inquadrare la situazione ricordando, e abbiamo su questo anche ulteriori dati, che sono stati fatti dei sacrifici, la spesa è stata ridotta per quanto riguarda la Regione Marche, no? Dimostriamo, insomma, Presidente, in chiusura d'anno, che al di là delle parole ci sono stati fatti concreti, spese ridotte. Credo che, senza timore di essere smentito, possa dire che noi siamo una, se non la, una delle regioni d'Italia più virtuose. Lo dicono i dati statistici, nel senso che il Governo nazionale ha dovuto fare una legge per convincere le regioni a portare le spese del proprio personale al di sotto del 40%. E in realtà noi siamo al 13%, quindi siamo ben al di sotto del limite che è stato stabilito dal governo nazionale. Intanto mi scusi Presidente se la interrompo, eccolo qua, risparmi annuali, costi della burocrazia 30 milioni di euro con varie eliminazioni tra le prime, anzi proprio la prima, eliminazione auto blu. Sì, questo siamo sul fronte dei costi cosiddetti della politica, sì, e che riguardano i politici, ma direi che complessivamente è stato fatto un grande sforzo per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa regionale, quindi di tutto l'apparato della Regione Marche, e citavo questo dato che credo sia molto significativo, ovvero le spese per tutto l'apparato amministrativo della Regione Marche sono il 13% della spesa corrente, quando il governo nazionale sta imponendo alle regioni di entrare al di sotto di una soglia del 40%. Quindi noi non avevamo bisogno di questa norma nazionale, perché eravamo già molto al di sotto del dato che viene offerto o obbligato come target alle altre regioni. Questo per dire anche che disparità c'è tra una regione e l'altra. Quindi noi ci possiamo sicuramente dire una regione virtuosa da questo punto di vista, e credo che lo si possa dire anche dal punto di vista dei costi della politica. Siamo stati i primi a eliminare le auto blu, ma vorrei dire anche che nelle configurazioni, nelle statistiche, il Consiglio regionale delle Marche è quello che costa di meno tra i consigli regionali d'Italia, i consiglieri regionali delle Marche sono quelli che hanno i costi minori. Direi che sono anche i primi che si stanno impegnando progressivamente a ridurre ulteriormente questi costi, nonostante partano da dei limiti che sono sicuramente positivi. Quindi mi pare che c'è quel senso di responsabilità anche nei politici della Regione Marche, che attraverso tutto il resto della comunità marchigiana, che è fatta di concretezza e di sobrietà. Certo, si può fare ancora di più, ma certi limiti non si possono oltrepassare, perché poi ne va anche dell'efficienza del sistema, cioè scendere al di sotto del 13% dei costi di un apparato pubblico amministrativo significa poi rischiare l'inefficienza. Quindi bisogna migliorare la produttività inserendo le innovazioni, inserendo delle logiche organizzative più innovative, che vanno nel miglioramento del rapporto tra costi del sistema e benefici che i cittadini ottengono. Aggiungiamo altre cifre, anche se non vogliamo appesantire ulteriormente queste serate di mangiate, magari si sta guardando la trasmissione o in parte proprio durante il cenone di fine d'anno, però altro dato, il costo del personale della Regione Marche, slide numero 28 per la regia, dall'anno 2008 75 milioni e 6, si è passati all'anno 2010 65 milioni e 2, insomma anche in questo senso. E questo dato è il 13% di tutte le spese, esatto, correnti della regione. 65 milioni, ecco, equivale al 13% delle spese correnti, quando tutte le altre regioni stanno al 40%.
Sobrietà, si legge nella slide.